bounds. L'osservatore serve a creare una linea di redstone. Poi, per esempio, se ricevo un impulso da un cubetto come la terra, oppure come il fuoco, fa un effetto. Fa questo preciso effetto, che, come avete visto, ha attivato quel pistone. Noi, se dopo andiamo a spegnere il fuoco, si crea un altro impulso. Questo succede anche se noi facciamo con una leva sopra un blocco, oppure con una leva, o con un pulsante. La seconda cosa è invece quella se tipo noi abbiamo delle pozioni di veleno, un giocatore ci ha buttato delle pozioni di veleno, noi le possiamo togliere semplicemente facendo... bevendoci un secchio di latte. L'altra cosa utile, per esempio, può essere anche questa, che è un po' di abbellimento questa anche, che ci dovremmo mettere, ci dovremmo shiftare andando a premere sull'armo stand, ci verranno queste forme carine. Per esempio, per ora è tipo un ballerino. Non so come dirlo. Ok, grazie a tutti oggi per avermi ascoltato. Spero che il video vi piaccia. Se vi piace, lasciate un commentino e un like. Ciao!